Il mio libro, Vi dichiaro divorziati, è la testimonianza di un'Italia profondamente cambiata dal punto di vista dei costumi. Un'Italia che non vede più nel matrimonio l'unico obiettivo. Sono diminuiti radicalmente i matrimoni. Negli ultimi 30 anni sono dimezzati, dai 430.000 al 72 ai 200.000 l'anno scorso. Ma soprattutto sta cambiando anche l'età delle persone che divorziano. Oggi si arriva a divorziare anche a 65-70 anni, il 20% delle separazioni riguarda gli over 65, ma c'è tanta violenza ancora nelle famiglie. Le donne sono sicuramente il soggetto debole che deve essere tutelato, ma così anche i bambini, che spesso sono oggetto di contesa nelle separazioni e divorzi. Abbiamo una giustizia familiare che lavora bene ma a macchia di leopardo. Abbiamo bisogno delle sezioni specializzate della famiglia, abbiamo bisogno di avvocati maggiormente mediatori e responsabili. Non possiamo pensare ad un'avvocatura tuttologa che si occupi di tutto. Ma parlo anche di storie vere. Io uso un linguaggio semplice, diretto, non parlo in avvocatese. E ho ospitato nel mio libro le storie di personaggi famosi del nostro paese che si raccontano. Raccontano le tragedie di un padre che ha un figlio autistico e non sa come tutelarlo, la storia di una donna, Carolina Tana, che a un certo momento denuncia le manipolazioni materne nei confronti del padre, che è stato denunciato per abusi sessuali, addirittura la madre ha tentato di farlo uccidere gambizzandolo. Insomma, tante storie anche di personaggi che raccontano di un'Italia cambiata, e racconto anche di bambini che vengono manipolati, di una coppia italiana sempre più distratta e in crisi, addirittura della bulimia sessuale di molte coppie. Il 30% delle coppie italiane finisce in tribunale perché non c'è più amore, non c'è più niente. Insomma, una solitudine profonda, ma non vuole essere il de profundis delle coppie e del matrimonio. Anzi, in molte parti del libro io spiego come cercare di salvarlo. Per cui come avvocato sono anche molto soddisfatto, perché il mio libro è andato molto bene, è andato in ristampa, e soprattutto non è un libro di diritto, è un libro per tutti, ed è la cosa più importante questa. Da professionista, la riforma del divorzio breve ha aiutato la materia? Sì, il divorzio breve indubbiamente ci ha portati in Europa, ma credo che per esempio dobbiamo avere il coraggio di legiferare anche per le coppie dello stesso sesso, perché in tutto il mondo ormai è avvenuto. Si può discutere sulla stepchild adoption, magari si può negoziare su questo, ma non è negoziabile più una legge sulle coppie dello stesso sesso, perché addirittura la Grecia un mese fa ha legiferato. Non capisco perché l'Italia è l'unico paese nel mondo occidentale che si ostina a non farlo.